Sì, è vero. Una bella voce espressiva, allenata, professionale, beh, è tutto. O quasi. Se una voce la riprendi in modo sbagliato, ti perdi la metà della sua bellezza. Perché quando non sei di persona, quando non c'è il contatto fisico, resta la voce da sola a reggere tutta la scena, nuda e sola sul palco. Il microfono è il palco dove tu ti esibisci. 10 anni fa comperai il primo modello Rode NT1. Doveva sostituire il defunto Rode NT2. Non avevo preamplificatori fighi con cui correggere il suono, quindi lo attaccai alla mia tasca e boom! Non mi soddisfò per niente. Così misi da parte un po' di soldi e mi comprai un Neumann. Tutta un'altra storia. Sì, ma mi ha prosciugato il portafogli. Qualche tempo fa ho trovato un Rode usato sulla baia a un prezzo da pizza e birra. Più birra che pizza. Tutti lamentano i piccoli difetti sonori su questo microfono. È un microfono che moltissimi miei colleghi hanno. L'NT1A. Certo, se lo acquisti con una Scarlett in bundle e lo ascolti, ascolti solo quel microfono, ti piace, sì. Se ti piace, beh, tienilo così. Il video è dedicato ai curiosi come me, a quelli che non sono del tutto soddisfatti e vorrebbero averlo con una voce più... meno... beh, diversa. Ecco la mia storia e come ho fatto a sostituire la capsula, da solo. Questo è il pacco arrivato dagli Stati Uniti. Bel pacco. Anche se non sembra, questo non è un video sponsorizzato. Nessuno dei miei video riceve fondi o spinte da qualcuno, eccetto me stesso. Beh, mi autosponsorizzo. In collaborazione con Paolo Balestri Professional Voiceover. No, davvero, credimi, tu sei fantastico. Dicono che non hai carattere, sì, che sei un po' morbido, che fai capricci sulle frequenze alte, che la tua voce è troppo indietro, che il babbo era meglio. Il babbo? Il babbo! No, il babbo era carino, eh? Un po' più dritto, dite, questo è vero. Però il babbo aveva 13 dB di self-noise, roba che tu non hai, ne hai 5. Sei silenziosissimo, tu hai un suono... potenzialmente fantastico, però quella K67 che hai in testa ti fa... lo so. Ma sai chi ti ha disegnato? Jim, un ingegnoso ingegnere elettronico americano. Se n'è andato. Ti ha lasciato in eredità. Sei nato qui. No, lascia stare. È caos creativo. E la tua è una grande famiglia, eh? NT2. Erano gli anni 90. Poi subito è uscito l'NT1, il babbo. E poi sei arrivato tu. E poi adesso ce n'è un altro che suona un po' meglio di te. No, bisogna dire le cose come stanno. Ma noi ti faremo suonare bene. No, tranquillo, tranquillo. Lo so che la tua frequenza non sta dritta. Sono cose che accadono. Ogni uomo ha avuto questi momenti di difficoltà, credimi, però... quando incontrerai quella giusta, eh? Ehi. Ti presento RK47. Che ne dici? Di ciao! Carina, eh? Vedrai che la tua frequenza, come minimo, si raddrizzerà. Poi avrai carattere, tirerai fuori la voce che non sapevi di avere. Potresti essere l'esempio per quelli che ora stanno in un cassetto e vengono messi all'asta e potrebbero riprendere nuova vita, perché non devono essere necessariamente buttati via. Possono essere upgradati, sì. NT1A con RK47. È una accoppiata fantastica. Tu sei australiano, lei americana. Allora, per accedere alla capsula c'è una vite da una parte e una dall'altra, però una non è una vite, è solo un chiodino. Sembra una vite, tu la giri con il cacciavite, ma non si svita. Devi smuoverlo dalla sua sede, smanazzando proprio il corpo del microfono, e poi sollevarlo, questo chiodino, farlo uscire. Si sfila con forza, c'è della gomma, sembra una pompa da bicicletta. Come vedi, ci sono solo 4 condensatori, per il resto siamo in presenza di una spianata di componenti integrati. Decisamente Rode non è una fan di Rupert Neve. Il filo giallo è la massa e il rosso è il positivo, in ogni caso quindi il rosso è quello che andrà al centro della nuova capsula. Questo video farà felice il mio collega Mario, che ha un NT1A e vorrebbe tanto fargli la festa. Ciao Mario! Gomma morbida a sostegno della capsula e un tubo d'alluminio. Nient'altro, non c'è niente qui dentro. Solo per sicurezza do un'occhiata alla polarità e a quanti volt escono da qui. Il giallo sulla massa. Nella nuova capsula ci sono 2 fori, come se avesse la massa per ogni lato della membrana. Lo metto dalla parte della membrana che accenderò per sicurezza. In alcuni casi la massa non è comune e questa capsula è a doppio lato, giusto
per non sbagliarmi. Qui tiro il cavetto, resterà in silenzio qui dietro. L'altro lo collego al volo attorcigliando il cavo al positivo così con le dita e provo prima di completarlo. Metto in ordine i cavi, faccio una prova per vedere se funziona o se ronza. No, funziona. Lo monto in sala microfono, lo accendo sullo Focusrite. Prima però rimonto la vite. Il corpo del microfono è importantissimo per evitare ronzii. Se c'è metallo deve essere tutto collegato a massa. Lo speaker in home studio vive prevalentemente davanti a un microfono, vero oggetto di divinazione. Si nutre di fogli di carta delle pagine già lette. La razza paperless invece si ricarica grazie alle radiazioni dello schermo LCD. Lo schermo, oltre a fornire il nutrimento in osmosi allo speaker da home studio, è anche il mezzo attraverso cui comunica con i propri committenti e spesso con i parenti preoccupati dalla sua assenza nel mondo reale. Uno speaker da home studio si riproduce solo quando le condizioni sono favorevoli al rapporto di coppia, rare occasioni in cui si allontana dallo schermo e dal microfono. L'accoppiamento e la riproduzione avviene in caso di assenza di corrente elettrica o guasto della scheda audio, che porta lo speaker ad uscire dalla sua postazione per trovare conforto tra le braccia del partner in attesa. Ok, questo era l'NT1A contro se stesso, prima e dopo la capsula, senza particolari preamplificatori specialmente colorati. Tu dirai: Paoletto, perché non ti prendi un bel microfono e usi quello? Ti sballi a modificarli i microfoni. Hai ragione, mi sballo. Comunque, smetto quando voglio, tranquillo. Ora però lo confronto con un altro microfono, do it yourself, che ho costruito un paio d'anni fa. È stato il mio primo microfono. Bellissimo, l'ho costruito io. Lo speaker in home studio vive prevalentemente davanti a un microfono, vero oggetto di divinazione. Si nutre di fogli di carta dalle pagine già lette. La razza paperless invece si ricarica grazie alle radiazioni dello schermo LCD. Lo schermo, oltre a fornire il nutrimento in osmosi allo speaker da home studio, è anche il mezzo attraverso cui comunica con i propri committenti e spesso con i parenti preoccupati dalla sua assenza nel mondo reale. Uno speaker da home studio si riproduce solo quando le condizioni sono favorevoli al rapporto di coppia, rare occasioni in cui si allontana dallo schermo e dal microfono. L'accoppiamento e la riproduzione avviene in caso di assenza di corrente elettrica o guasto della scheda audio che porta lo speaker ad uscire dalla sua postazione per trovare conforto tra le braccia del partner in attesa. E adesso finisco il lavoro. Saldo il cavo positivo che avevo solo attorcigliato. Sì, preferisco saldarlo invece che avvitarlo alla capsula. Mantengo il cavo della capsula nuova perché il puntale a rondella originale del cavo rosso, quello dell'NT1A, è molto piccolo e non vorrei avere difficoltà a infilare la vite centrale. E poi in questo microfono è talmente facile fare una saldatura che non vale la pena rischiare il Millar per questo. Non ci sono più scuse, l'NT1A può suonare alla grande. Mettigli in testa una RK47. Oh yeah!